Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo con Forza Motorsport e facciamo una cosa fighissima, ovvero oggi partecipiamo al trofeo, continuiamo la carriera e nella carriera c'è il trofeo Alfa Romeo, quindi noi abbiamo già comprato la nostra Alfa Giulia e ci prepariamo a buttarci in questo trofeo. Vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Speriamo soprattutto che sia divertente questa Alfa Giulia. Allora, quindi noi andiamo qua nella nostra carriera e ci buttiamo subito. Eccola qua, nel trofeo Alfa Performance con la nostra Giulia blu. Abbiamo preso la nostra Giulia blu all'Hockenheim Ring, prima gara, quindi vediamo un po' intanto come risponde questa Alfa Giulia. Poi voglio vedere se riesco a settare un po' meglio, ma dovrei riuscirci. Adesso ci snazzico un attimino il FOV. Allora, perché si può settare? Sì, sì, va bene, dai. Allora, andiamo con le prove, perché allora l'Alfa Giulia ha il cambio a palette, quindi non dovremmo avere grossi problemi, ha il cambio a palette. Aspettiamo di scendere in pista che ci lancia a 200 all'ora, esatto. Ok, allora, fa vedere com'è il FOV. Ah, non è male il FOV. Così, oh, scusate. Allora, aspetta, facciamo un secondo passare. Scusa, ma quella non è una Giulia, scusi. Ma non erano tutte Giulia? Va bene, eccoci qua. Usciamo bene. Ma non erano tutte Giulia? Mamma mia, non tiene nulla. Non tiene nulla questa Giulia quadrifoglio, poi potentissima, e rischia di... si gira in accelerazione. Attenzione. Cerchiamo di tenerla dentro, ecco appunto. Cerchiamo di tenerla dentro, siamo già usciti fuori. Oh mamma! Subito un bel lunghetto, orco cane, un bel lunghetto. Allora, sì, ma vabbè, ma che macchine c'è, scusate? Non era, doveva essere il trofeo Alfa Performance, perché ci sono queste altre macchine? L'Hungaro Ring molto tagliato, troppo tagliato. Oh. Ma non tiene niente, queste gomme non tengano niente. Attenzione, quindi faremo secondo me un pelo di fatica. Siamo gli unici ad avere la Giulia? Fatemi capire. Siamo gli unici ad avere la Giulia? Tiriamo via tutti sti cavalli della nostra quadrifoglio. Ok, stavolta rimaniamo dentro. Madonna mia, perché questo è tagliato. Poi, allora, basse, alle basse si gira, basta prendere premere l'acceleratore e si gira. Basta premere l'acceleratore e si gira. Abbiamo toccato lei. Ma la vedo tosta. La vedo tosta, ragazzi. Macchina, si sente, si percepisce tanto il peso di sta macchina. Sinceramente, e la potenza Alfa Giulia potentissima, Alfa Giulia quadrifoglio potentissima,
E questo si percepisce molto. No, attenzione, si è schiantato. No, si è schiantato sul muro lui. Allora, vediamo di fare un giro un po' a modo. Madonna, non vedo il punto di staccata lì. No! Fare un altro giretto per provarla perché abbiamo il Mercedes. Voglio un attimo imparare la pista. Questa variante qua all'Ungaro Ring non l'ho mai fatta, quindi quando arrivo lì faccio veramente tanta fatica. Non mi piace molto sta Giulia, o meglio, così com'è non mi piace sicuramente. Potrebbe aiutare a cambiare le gomme, sicuramente. L'abbiamo imparata. Sai cos'è che ha sta macchina? Mi sembra un po' lenta sulla cambiata. Vaffanculo, sono andato fuori. Mi sembra un po' lenta sulla cambiata. Vabbè, dai, 15 e 9. Allora, termina le prove e ci buttiamo nella gara. Però è una macchinetta che, insomma, è un po' lenta sulla cambiata questa Giulia, eh? Si sente molto il peso e la potenza del motore e è un pelo lenta di cambiata e quindi diciamo che ci può causare dei problemi. Partiremo decimi. Ci può causare un po' di problemi. Allora, Hockenheimring. Avevo detto Hockenheimring o Ungaroring? Mi ricordo. Comunque, siamo all'Hockenheimring. Bellissima sta Mercedes, cazzo. Spoiler e minigonne. Ma da belli.
ali, alette, laterali, sembra un'astronave. Andiamo. A mettere un po' di pensa. Gomme da strada, ok. Vero che noi avevamo molta benzina, anche mentre giravamo per fare le qualifiche, ma non è quello il problema. Ok, ci siamo. Tutto è pronto, partenza lanciata. Hockenheim Ring, via, partiti. Attenzione, è entrata la folle malefica. Non ho capito per quale motivo stiamo dentro. Abbiamo perso una posizione. Proviamo subito a recuperarla. Andiamo qua. Attenzione, uno è andato largo. Due, meno male. Tanto si ghiottonano subito. Gattoniamo subito ste posizioni. Intanto qua entriamo subito. Cerchiamo di risalire, mamma mia. Oh! No, no, no! Piano, mandi sotto l'auto. No, me l'hanno disintegrata. Oh, porca vacca. Ok. Via gara, scusi, sì. Ok, rilanciamola questa. La vedo parecchio tosta, sì. Vai alla gara. Dovrebbe aver tenuto tutto, no? Vabbè, partiamo addirittura, siccome l'abbiamo riavviata, partiamo quindicesimi. Un'altra, diamoci un attimino di beh, ragazzi, difficoltà in più, che non ho capito perché mi partiva in folle. Ok, allora ci siamo. Bello sto BMW. Peraltro c'è stato un aggiornamento che non sono andato a vedere che cosa prevedeva, sinceramente. Non so se c'erano auto, hanno aggiunto auto in più. Dovrei andare a vedermi le specifiche dell'aggiornamento, non l'ho viste. Questa BMW bella. Oh, qua intanto si toccano, ok. Molto aggressivi subito. Molto aggressivi. Noi intanto ci francobolliamo a questo BMW. Dobbiamo stare attenti in apertura, ragazzi, perché in apertura sta macchina è veramente tanto tanto aggressiva. Attenzione qua, attenzione, affianchiamo il Mercedes. Veramente brutale quando si va a schiacciare l'acceleratore. Bisogna guidarla, diciamo, bisogna dargli un po' del lei a sta macchina. Attenzione qua, perché noi abbiamo l'interno. Riusciamo così a prendere l'interno e portarci in più 11. Mamma mia. Andiamo qua. Poi con le marce basse è veramente una fionda, cioè ti lancia proprio. Oh! Urco cane! Lui lì ha lasciato il gas, giustamente. Non c'è spazio per provare a buttarsi dentro. Sono 7 giri, ragazzi, quindi gara molto lunga. Vero che il circuito è corto. Oh, prova e regge, tieni la staccata, prova a tirarcela. Questo con la Cadillac. Sembra era una Cadillac, mi sembra, non ne sono certo. Ma noi gli rimettiamo le ruote davanti, siamo gli unici con l'Alfa praticamente. No, fatemi capire questa cosa. Sembrava il trofeo Alfa, invece no, noi abbiamo la possibilità solo di prendere noi l'Alfa, ma gli altri hanno tutte altre macchine. Ma noi da bravi italiani
Mamma mia, arriviamo lunghi, da bravi italiani arriviamo lunghissimi. Qua, porca vacca. P9 per adesso, dai. Gara ancora lunga, siamo al terzo giro dei 7. Cordolo qua, mamma mia, questo è il primo cambio che va fatto, ragazzi. Le gomme, mettegli le gomme non stradali, perché gomme da pista, perché diventa veramente un macello. Bello questo, bello sul cordolo. Usciamo veramente forte qua. Ah, davanti abbiamo Michele. Michele 10. Vediamo se riusciamo a mettergli le ruote davanti. Riusciamo a uscire un po' meglio qua. No, che fuori pista. No. Che mi ha dato un fuori pista lì che non c'era. Abbiamo girato in 14.8, tanto per farvi capire, molto meglio che nelle qualifiche. Oh, andiamo a sfruttare tutta la pista e anche oltre. 14.6. Bello, 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 siamo usciti forte. Attacco su Michele qua, cerchi, attenzione perché arriveremo lunghi sicuro. E infatti arriviamo lunghi, Michele può rimetterci le ruote davanti. Bella però sta Giulia, mi piace. Mi piace, macchina non semplice per niente, ma mi piace. Due giri e qualche curva alla fine. Attenzione perché Michele sta sta prendendo un po' largo. Qui la giriamo un po' troppo larga noi. Michele sta prendendo un po' largo. Vediamo se riusciamo a ricucire un po' lo strappo. Ok, in curva 1 ci viene forte. Due giri alla fine. Peccato, abbiamo calibrato male prima la staccata e l'abbiamo pagata. Bello adesso, bello, bello, bello sto pezzo. Questo settore l'abbiamo fatto bene, ci siamo un po' ricongiunti a Michele qua davanti. Staccata, misuriamoci qua staccata, mamma mia. Questa la giriamo un pelo più larga noi, però ne abbiamo molto di più. Michele qua davanti, adesso dobbiamo riuscire a sfruttare bene tutti i cavalli della nostra Giulia. Cazzo, 13.8. Oh,
Arriviamo subito in curva 1, aggressivissimi. Ci portiamo davanti però. La giriamo bella sul cordolo. P8, quanto va? Ultimo giro. Male però, dai. Attenzione perché Michele si butta dentro qua, la fa diversa. Va a stringere lui sul cordolo, noi la prendiamo un pelino larga, però dovremmo restargli ancora davanti, vediamo, sì. Terminiamo in ottava posizione, 1:13:08, quindi abbiamo girato anche forte, però siamo partiti un po' troppo indietro. Siamo gli unici con la Giulia, ragazzi. No, quella M3 che ho visto io non mi sembrava del 2021, però, eh. Però qui dice del 2021. Ok, va bene, dai, andiamo avanti. Ottava posizione, poteva andare peggio. Allora, accetta tutto, continua. Oh, il Nürburgring, dai, continuiamo subito. Buttiamoci nel Nürburgring, quel che... Certo Dio, nel Nürburgring così è dura. Nel Nürburgring così è veramente dura. Si sente un casino il rollio. Mi fai provare a lavorare un po' sull'assetto qua, perché... Si sente un casino la macchina in curva, tanto tanto. Allora, sì. Ma piove? Allora, auto. Metti appunto l'auto. Sì. Allora, vabbè, mi sa che posso far ben poco. Infatti no, non posso fare un cazzo, la barra antirollio non le posso toccare ancora, non posso toccare praticamente niente, solo i pneumatici, quindi non ci serve. Allora, però questo lo possiamo fare. Invece che partire con tutti sti giri, mettiamo le 5, va. Fatto. E iniziamo le prove subito. Sul bagnato al Nürburgring. Sarà dura. Sarà dura. Madonna, poi ti lascia in delle situazioni sempre al limite. Quindi quando riprendi lo sterzo in mano che ti dà i comandi rischi di volar via. Comunque, dai. Vacca, oh, qui c'è questa macchina, è bellissima, ma è molto da mettere a punto, freni, tutto, c'è tutto da fare un po' qua. Madonna, sul bagnato cosa non è questa Giulia Quadrifoglio. Sul bagnato è tostissima, raga. Circuito che conosciamo benissimo, però è tosta sul bagnato, questa Giulia è tostissima. Non lo nego, sul bagnato, porca troia, me l'ho visto fuori. Questa Giulia sul bagnato è tosta, eh. Com'è comoda però la corona tonda, ragazzi, vi dico la verità. Dopo, cioè, con queste macchine qui
veramente tanto comoda. Mamma mia! Dobbiamo prendere proprio le misure. Perfetto. Pienamente fuori. Un secondo e 30 di penalità, il che ci sta, perché abbiamo tagliato pesantemente. Ok. Primo giro era per prendere confidenza con l'auto sul tracciato, per prendere confidenza col tracciato, vedere come rispondeva l'auto sul bagnato su questa pista. E adesso andiamo a fare il nostro giro. Madonna. Che spettacolo! Che spettacolo! Ok. Direi che abbiamo preso abbastanza confidenza. Ah, andiamo a vedere come chiudiamo questo giro. Siamo 3 secondi e 6 sotto per ora. Buono, 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 largo e apri. Ventisei e zero, un secondo più lento di quello che dovevamo fare. Attenzione, attenzione, gara difficile, difficile qua. Questa Giulia qualche problemino ce lo sta dando, però ci dà un gran gusto guidarla. Molto contento, perché ci dà un gran gusto guidarla, anche se stiamo avendo qualche problemino, un secondo più lenti. Io direi che anche qua partiamo intorno alla decima posizione. Allora. Carburante. Sono 4 giri. Perfetto. Pneumatici da strada. Andiamo alla gara. Forza! Decima casella. Vediamo, mi sa che partiamo da fermi qua, eh. Col cazzo, appunto. Quindi, partenza lanciata. Sull'acqua di notte. La vedo veramente, veramente buia. Tanto partiamo bene e cominciamo già a recuperare un po' di posizioni.
Attenzione qua, attacchiamoci a San Brembo subito. Piccola sportellata, ma ci sta, ma rimaniamo in ottava per adesso. Attenzione, teniamo la staccata dall'esterno. Dall'esterno, ma qui la macchina, cioè, fra che è bagnato. Dentro, dentro, dentro. Ci proviamo, ci infiliamo nel mezzo, mandiamo larghi, larga questa BMW. Ci ha dato un colpo. Sarebbe da rivedere quel replay, perché voglio vedere il replay che è successo all'inizio. Ci hanno dato un colpo da dietro. Porca boia. Entrano senza pietà anche qua. Grande sport. No. Ci hanno centrato in pieno. Ci sta, condizioni proibitive di notte. Ci sta, 23esimi, penultimi. Abbiamo 4 giri che non sono pochi qua. Dobbiamo cercare la remontada. Attenzione, subito dentro. Subito dentro. Ne abbiamo sicuramente tanto di più di questi. Quindi attenzione. Attenzione a come si gira qua. Giuseppe davanti, abbiamo Giuseppino davanti. Questo che fa? Perché ha frenato lì? Il pazzo criminale. La tiriamo a staccata. La tiriamo e ci stiamo dentro. Attenzione, no! Non demorde. Mamma mia, gara difficilissima questa, ragazzi. Siamo in fondo nelle retrovie ed è una gara difficilissima. Voglio del replay davvero. 19esimi. Hanno belle buttato giù il piolino. Attenzione, l'IA non è fatta male in questo gioco, cioè l'IA ha un comportamento abbastanza umano, dico la verità, perché fanno errori e ti vedano sul tracciato, a parte la toccata di prima, insomma, ci sta benissimo, cioè, non è che non ci stava, quindi l'IA è fatta abbastanza dignitosamente, dico la verità. Per esempio, cosa che non è, che non accade in, che non accadeva in GT7, l'IA era veramente demente. Poi magari io ragazzi, tantissimo non ci gioco, non giro a GT7, quindi magari l'hanno modificato, l'hanno migliorato sicuramente, per carità, però era un grosso problema quello lì, che qua non c'è. Allora, o comunque se c'è è molto molto attenuato. Madonna, siamo arrivati larghi. È difficile. Cazzarola. Difficile con la macchina che sbanda dappertutto. Boia, l'ha sbagliata, orca trota! Ma quell'altro era andato fuori! E noi all'esterno, dall'esterno gliela tiriamo! Ma non sa che non riusciremo a starci dentro, vediamo?
Mamma mia, dall'esterno, massacrante! Però è soltanto la 18ª posizione, purtroppo. Io qui mi andrebbe bene se riuscissi a prendere la P10, ma è praticamente impossibile. Un giro e tre quarti alla fine è praticamente impossibile da prendere. Siamo già un secondo più veloci, ma... Un secondo e due più veloci, però, del giro precedente, però... vanno forte ragazzi qua. Tagliarla un po' sul cordolo qua. Qua arriviamo lunghi. No, ci siamo stati dentro a pelo. Quelli dietro sono sempre dietro. Attenzione perché vedi bello. Cioè ci sono anche le soste ai box. Attenzione perché ci sono due. No, c'è diverse macchine ai box. Attenzione. Ci deve essere stato un bel contatto. Un po' di incidenti. Torniamo in 15ª posizione. Macchine ai box. Siamo all'ultimo giro. Bello anche questo che... E anche lì può fare errori come in questo caso noi siamo arrivati lunghi, attenzione. 2:27,7 abbiamo fatto. Attenzione perché quel lungo lì ci è costato tanto. Quello dietro si è già riavvicinato. Mamma mia. Allora, sembra che non piova più. I cristalli li vedo fermi, sembra che non piova più. Questo dietro spinge, attenzione, si fa vedere negli specchietti. Porca trota. Noi a nostra volta ci facciamo vedere negli specchietti di Caratres. Proviamo a tirarla alla staccata. Oh, va lungo Caratres. Va lungo Caratres, vediamo se riusciamo a ricomporci un po'. Ancora un secondo e uno più veloci, ragazzi. Eh sì, perché il circuito si sta asciugando, quindi si sta andando più forte, anche se abbiamo gomme da bagnato e quindi avranno delle temperature esagerate. Però si riesce, si scivola meno. Attenzione perché si scivola meno. Ma è dura. Adesso è veramente dura. Un secondo e sette più veloce. Ma adesso è veramente dura. E qua arrivano tutti frenati. C'è spazio qua. La fisica ci impedisce di provare il sorpasso. Peccato.
Quindicesima posizione, di meglio non si poteva fare veramente. Sono divertito da matti però. 1:26:0. Voglio andare a vedere il replay. Undicesimi, ragazzi, mi siamo messi male. Undicesimi. Siamo messi male. Voglio vedere il replay di che cosa è successa alla partenza, però, ragazzi. Che ci ha un po' tanto penalizzato. Oh, visualizzare play. Fai vedere cosa è successo, perché alla partenza ci ha estremamente penalizzato. Allora, il piolino della prima curva non l'abbiamo buttato giù noi, almeno quello, e non ero sicuro se eravamo stati noi e subito avevamo tagliato un po' o no. Ecco, eccolo qua. Allora, qua, bello qua, bello, 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 va tutto benissimo, qua, mamma mia, sportellatona, vedi, tutto di traverso. Abbiamo la macchina già praticamente segnata. Wow, ecco qua. Entrano cattivissimi. E poi finiamo. Meno male non abbiamo rotto l'auto. Mamma mia. Ragazzi, io non lo so se YouTube si rende. Se da YouTube renderà questo video. Visivamente è qualcosa di incredibile. Graficamente è qualcosa di micidiale questo gioco. Micidiale, vi dico la verità. Qui poi, vabbè, cominciamo la nostra rimonta. Volevo vedere un po' l'inizio, ecco, ok. E va bene, va bene. Ah, guardi come si fa. Carità. Che bello. Va bene, va bene, va bene. Allora usciamo, uschiamo di qua. Toccata onestamente di gara, ci sta, ci sta. C'è Road America, ragazzi, io non posso non fare Road America. Allora andiamo a vedere però una cosa. Aspetta, aspetta, prestazioni. Perché cominciamo a ragionare di mescola pneumatici che non possiamo mettere per pochissimo. Allora, noi abbiamo quelli standard. Mettiamo gli sport. Che non mi rompe spenderli lì i soldi così. Allora, i crediti. Allora, rinforzo dell'iron roll barra antirollio, andiamo a mettere questa. Allora, questa e l'anteriore e la posteriore. Poi io voglio i freni. Bella l'aerodinamica metterci questo, però no, 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 ti ringrazio, no, non lo voglio. I freni dove sono? I freni? Allora, sai cosa gli mettiamo? Ok. Ok.
Vediamo sti potenziamenti intanto, purtroppo. Allora, però si può andare a lavorare ora sulle barre, sulla barra antirollio nel tracciato, nella gara. Quindi vediamo se si riesce a trovargli un equilibrio un pochino... Allora, tanto piove, non piove e c'è, ed è giorno, quindi già si migliora. Allora, inizia le prove, no, auto, metti appunto l'auto. Allora, la barra, sì, ok, la barra, barra antirollio, sto giro le possiamo muovere. Allora, barra antirollio, probabilmente dentro l'aria, ok. Diminuendo la rigidità della barra antirollio, puoi ridurre il sottosterzo aumentandola. Ok, il sottosterzo, noi abbiamo un sovrasterzo, quindi il... No, fermi. Proviamo a rigidirla un po' davanti. Ok, mentre quella posteriore, leggermente poco, ok, applica, perfetto. Vediamo se facendo sta modifica abbiamo irrigidito un po' il davanti, alleggerito un po' il dietro. Vediamo se riusciamo a avere meno sovrasterzo, perché avevamo un sovrasterzo esagitato. Peccato. Oh, mi sembra molto meglio però, eh. Non ho ridotto la benzina, ma porco cane. Ok. Mi sembra molto meglio così. Calibrare le frenate. Cazzo, c'ho benzina per 11 litri, c'ho il pieno, c'ho. Devo dire che si percepiscano le modifiche, però, eh. Devo dire la verità. Allora, tende, porco cane, a chiudere meno. È un po' più permissiva sull'acceleratore. Chiaro che se si esagera si va a ramengo, però è più permissiva sull'acceleratore. La cosa mi rincuora. Porco boia, sto rifacendo la fiancata, devo rientrare dentro. Scusi Shadow, scusi, non l'ho fatto apposta. Ho trovato i freni, che saranno di sicuro. Dove vai? Dove vai? Vediamo se dopo, al giro dopo, c'è ancora il birillo lì nel mezzo.
Mamma mia, però che bestia di macchina che è questa. Che bestia di macchina che è. Però da guidare è fighissima, veramente divertente, madonna. Ok, quanto abbiamo girato? 2,32 e mezzo. Attenzione che potremmo far di più, ma vabbè, ci fidiamo questi 2,32 e mezzo, macchina un po' segnata anche da quella parte. Sembrava di aver sbattuto il lato sinistro. Va bene, va bene. Allora, l'alettone non glielo voglio mettere perché secondo me la rovina, quell'alettone dietro enorme, vi dico la verità. Mi piace un po' meno zanza, ma un pochino più stradale. Va, mettiamola così. Allora, carburante. Ah, la gara sono 4C. Ok. Ok. Ok, 5G. Vai ragazzi! Dentro anche qua e vediamo cosa salta fuori. Partenza lanciata anche qua. Peccato di questo gioco secondo me è l'online, ragazzi, vi dico la verità, purtroppo l'online è devastante, è un peccato, cavolo. Bisognerebbe secondo me trovare un gruppo con cui girare questo, un po' come Automobilista 2, un gruppo con cui girare, e allora diventa secondo me veramente divertente. Ma è partito così, sì, siamo decimi, sì, ok. Un gruppo con cui girare e allora diventa veramente, secondo me, interessante. Intanto c'è già un lungo là. Buono, tensione qua. Con mini ARP. Xolani davanti a noi adesso. Con bellissimo il Mercedes qua, classe C. Mamma mia, andiamo a staccare, ma stacca forte anche Xolani. Boia se stacca forte Xolani. Ottavo, però gli mettiamo le ruote davanti, qua un contatto ci facilita il passaggio. In P7, staccatona, P6, ci attacchiamo a Swaggy qui davanti per la P5. Attenzione, siamo tutti qua. Bello, bello. Bello, veramente godurioso.
veramente godurioso. Io sto gioco, vi devo dire la verità, sì, un Sim Arcade, un Simcade come li chiamano, è veramente figo, ma veramente tanto divertente. L'ho già detto in miliardi di video, ma lo ripeterò, ragazzi, per chi è appassionato di giochi di corse. 9 euro, qui l'abbiamo mandato largo noi. 9 euro, 10 euro, non lo so quanto, ma fatevi l'abbonamento al Game Pass almeno per un mese e ve lo provate gratis. E ve lo provate, se poi vi piace rinnovate di un altro mese e ci giocate. Ma è perché ne vale veramente la pena, ragazzi, veramente. Attenzione qua, arriviamo, attenzione, no, 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 porca vacca, sono arrivati un po' lunghettini, comunque P5 per ora, 4 giri, gara molto lunga anche qua, Road America, spingiamo la nostra bella Alfa sui 250, più di 250 orari, no, penalizzato di 10 centesimi, un decimo di penalità. Sì, ve lo consiglio, ragazzi, provate, vi ripeto, si parla di 10 euro, cioè una birra, neanche una pizza, una birra, e lo provate e poi mi dite, secondo me mi dite, guarda, grazie, perché è divertente, poi... Ripeto, non ha il costo, se avessi io posso capire, dice, sai, ha un costo di 70 euro, io no, non ce li butto, 50 euro non ce li butto, capisco, anche 30 euro vi direi, non ce li butto, porco cane, mi sono distratto, attenzione perché mi sono distratto, ma sono distratto a parlare, vedi, sembra, dice, sai, sei su un sinché. Sono distratto a parlare, ragazzi. Ho perso tutto. Tornalo sugli altri. Quindi concentrazione. Perché tornano su incazzati neri quelli dietro. Meno male ci ha messo la ghiaia. No, ci siamo impantanati. No, no, no. Ma che sfiga. Torniamo undicesimi. Perché comunque è un gioco che, ragazzi, non ti puoi mettere tanto. Devi essere concentrato in quello che fai, perché veramente non è affatto facile. Attenzione! Problemi! Sembra problemi al motore, ho sentito dei rumori strani. Ho zoppicato un po', perché c'è anche i danni, quindi attenzione perché... Ho sentito che ha zoppicato un pochino quest'alfa. Forse mi sono sbagliato.
vorrebbe qualche altro errore dell'IA. No, 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 ho detto dell'IA, non nostro. Lunghissimi qua. Scusi il cartello, non vedo niente. Ci rampano addosso subito. Tra poco inizierà l'ultimo giro. Mamma mia! Bello sto controsterzo. Qui zoppica un po' sta salitina, sta macchina. Siamo all'ultimo giro, dai. Madonna. Porca puttana. Comunque mi ricordo appena uscito che non si sentivano i cordoli. Ora si sente tutto, ragazzi, tutto. Bello, 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 buono. Portiamo sta P11 a casa, purtroppo. Abbiamo fatto noi l'errore, quindi cioè, la colpa è nostra. Siamo impantanati noi, peccato. Però ci sta. Tanto dietro gliel'abbiamo data su. Abbiamo raggiunto questi. Abbiamo accorciato un po' la distanza con il decimo davanti, ma tutto assolutamente improponibile. Dai, andiamo a chiuderla in undicesima posizione. Ah no, forse è il dosso, è lo scollino, allora lì la macchina fa un sussulto. Ok, undicesimo, 2.32.5, purtroppo niente di che. Vabbè, va bene così, devo essere onesto. L'abbiamo persa noi, rimaniamo in undicesima posizione, credo che manchi l'ultimo evento e basta. Allora, accetta tutto, continua. No, Daytona, no, mi fai vedere se... pneumatici, no, pneumatici mescola, stavo per dire che non li possiamo mettere, ragazzi,
Metto gli sport. Non posso applicare il tuo potenziale se punti auto negativi disponibili. Ah, ok. Annulla. Allora, questa annulla. Indietro. Ok. Allora, nulla, non ho fatto. Perché mi sta dicendo. Faccia niente allora. Allora, ci sarebbe rimasta Daytona per chiudere qua. Allora, io direi però, ragazzi, che è già un bel po' che ci stiamo girando sopra. Sì, è più di un'ora. Ragazzi, allora, il video finisce qua. Tanto, allora, questa serie la finiremo più o meno sull'undicesima posizione. Forse nella P10 questo campionato e poi ne inizieremo un altro questo torneo, scusatemi, questo torneo e poi magari ne inizieremo un altro e guarderemo un po'. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io mi ci sono stradivertito, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, rimanete sul canale e a presto. Ciao belli!